Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa mattina abbiamo il piacere di essere qui tra voi per il 10° anno consecutivo. Ancora una volta vi abbiamo portato la luce della pace da Betlemme. Che cos'è la luce della pace? La luce della pace apre terribilmente da alcuni anni, secoli, da Betlemme, nella Chiesa della Verità, amministrata dai frati francescani. È stata edificata nel punto esatto dove svolge la tradizione cristiana e si fa la famosa Grotta della Maggiore. Qui si trova la lampada che è diventata la luce adorata al turno delle vere lezioni cristiane. Dal 1986 alcuni scout austriaci hanno iniziato la tradizione di accendere e aprire all'inizio la luce dalla lampada della luce per portarla con me all'inizio in Austria. Poi arriva a Pietra, dove nel Duomo due giorni fa è stata fatta la cena. C'era la mia italiana che l'hanno presa e l'hanno portata. Da qui alcune delle grandi delegazioni scout europee a mezzo ferrovia vengono portate tutto il mondo. Come vi dicevo, l'Italia è a Trieste, dove alcune delegazioni scout locali la distribuiscono in tutta Italia, a mezzo serpente ferroviario. Viene portata anche al Fava. Questo metodo di scout è stato imparato con uno dei quotidiani dello scoutismo, l'amore per il prossimo è espresso la popolazione quotidiana. La luce della pace è adesso accesa, verrà accesa in questa chiesa fino al 6 gennaio 2016. Tutti ne potranno accendere uno e portarlo a casa. Inoltre sarà distribuita a quelli di scout l'ASCI, esploratori qui d'Italia, associazione scout cattolici italiani, gruppo passato primo, a tutti quelli che comprendendo l'importanza del messaggio di fratellanza di pace, che sarà presente e faranno richiesta, perché la pace è il patrimonio di tutta l'umanità. La luce va diffusa a quanto più c'è possibile. Ieri sera siamo stati alla stazione di Alessa a raccoglierla, che era arrivata, e c'erano più di 150 scout, ognuno dei quali l'ha presa, l'ha portata alla sua parola. Adesso può avanzare la luce. Può avanzare la luce. Candela. Aspettiamo la candela. Insieme. Cerchiamo di mantenere il silenzio in chiesa. Da parte di Dio nostro Padre e del Figlio suo Gesù Cristo, nella forza inesauribile dello Spirito Santo. Nel nome del Padre.